Questa sera ho sentito mio figlio di 6 anni dire ciao mamma alla compagna del padre. Questo è l'argomento di sessione che mi porta Lucia, separata da 2 anni, e in sessione sento la sua rabbia, il suo dispiacere che bolle dentro di lei. Io sono Gianvito, sono consulente life coach per lo sviluppo emotivo della persona e autore del libro La rinascita ribelle, dove tratto anche questo argomento all'interno di un processo di cambiamento e di evoluzione della persona. Ora, un bambino di 6 anni vive la separazione dei propri genitori come un lutto. Noi adulti facciamo una grande difficoltà a superare un lutto. Figuratevi un bambino che non ha gli strumenti emotivi per dare una spiegazione alle sue sensazioni di abbandono, di solitudine, sbattuto da una parte all'altra come un pacco postale. Se tra il padre e la madre poi ci sono discussioni, si sentirà anche tra l'incudine e il martello. A volte si sente invisibile, si sente carta stropicciata e a volte si carica addosso di sensi di colpa che non gli appartengono. Ed è in quel momento della vita che nella vita del bambino arrivano gli angeli. Persone che passano per un giorno, una settimana, un mese, un anno, una vita, passano e tendono una mano e si prendono cura di quel bambino impaurito con una semplice carezza, una semplice parola, un dono, un momento di vero ascolto. E quei doni saranno merce preziosa per lo sviluppo emotivo del cucciolo sperduto che nel momento del suo rientro a casa da uno dei 2 genitori, se questi hanno un nuovo partner, potrebbero chiamarli erroneamente papà o mamma. Allora, egoisticamente vi fa male, lo so, ma mettetevi nei suoi panni, fatelo davvero, fatelo con il cuore. E se volete bene a vostro figlio, quello è il momento giusto per parlargli insieme, perché l'amore tra voi due è finito, ma rimarrete sempre una famiglia. Quindi prendetelo tra le vostre braccia e spiegategli con amore chi sono mamma e papà e che anche se loro due si sono separati, l'amore che provano per il proprio figlio è unico e indissolubile. E che per lui ci sarete sempre, e che le persone che lui chiama erroneamente papà o mamma sono degli angeli che arrivano sulla terra per compiere una missione, terminata la quale continuano a vivere la loro vita. La loro missione è quella semplicemente di portare un poco di pace in quel momento della sua vita nel suo animo inquieto. Ora, non vi arroccate davanti alla vostra rabbia, siate capaci di costruire solide fondamenta nel rispetto reciproco e nell'amore. Questo, naturalmente, se siete 2 persone intelligenti che vogliono l'amore del proprio figlio. Se al contrario siete dannatamente stupidi, lasciate perdere questo video. Questo video non fa per voi. Poi vostro figlio, quando sarà grande, si farà 5 anni di psicoterapia per capire la differenza tra perdono e ringraziamento e sperate che vi ringrazi, perché se vi perdonerà, vi costringerà a fare i conti con la vostra stupida rabbia e il vostro stupido egoismo. Da Gianvito, artigiano di emozioni, life e parental coach, autore del libro La rinascita ribelle, che è disponibile su Amazon, se desiderate fare un percorso di sana rinascita familiare, sapete come contattarmi. Un saluto sincero e affettuoso.